Antonio De Poli, senatore questore del Senato. Prego. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti qui al Senato della Repubblica in questa meravigliosa cornice istituzionale che è Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, che voi tutti, chi non la conosce e la vede, è una cosa straordinaria e stupenda. Per me è un onore essere qui con voi oggi. Saluto e ringrazio chiaramente tutti i presenti, in modo particolare Sua Eminenza Reverendissima e Cardinale Gambetti, Sua Eminenza Reverendissima e Cardinale Michael Cerny, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, tutti gli altri colleghi e parte del Governo e senatori che vedo qui presenti, gli autori, la dottoressa Mariella Enoch, Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambini Gesù, e padre Francesco Occhetta, oltre chiaramente a Marco da Milano, direttore dell'Espresso, e Simona Sala, direttore di Radio Rai 1, che conduce questo nostro incontro oggi, che ringrazio. Ci apprestiamo a presentare un'opera che credo contenga molti elementi densi di significato. In questo mio breve intervento vorrei sottolineare gli aspetti che mi hanno più colpito. L'elemento forte di questo libro sta nel metodo, direi nella forma, ancora prima che nella sostanza. Tutto parte da un dialogo, e vorrei dire che in questo momento la parola dialogo è già un aspetto fondamentale e importante per ognuno di noi. Il dialogo tra Mariella Enoch e Francesco Occhetta, autori del libro che andiamo a presentare oggi, Il dono e il discernimento, dialogo tra un gesuita e una manager. È questo dialogo a tracciare il profilo di una donna che ha saputo incarnare i principi e i valori del cattolicesimo democratico, portandoli sempre con sé in tutti gli ambiti della sua vita. Questa credo che sia la forza di questa testimonianza di vita, una testimonianza di vita e di fede, raccontata in un libro che ripercorre non solo i fatti di vita, ma soprattutto i dubbi, gli interrogativi, i punti di domanda che orbitano intorno alla vita di ciascun uomo e di ciascuna donna, di fede soprattutto. Mariella Enoch, con questo libro, si spoglia e rivela la propria autenticità di donna, donna credente, che da sempre ha affrontato i grandi temi della vita, traducendo in realtà le intuizioni del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, una Chiesa dove non c'era più la dicotomia tra gerarchia ecclesiastica da una parte e fedeli dall'altra, ma dove, al contrario, la Chiesa era luogo di incontro, di formazione, di dialogo appunto. Dialogo come quello tra medico e paziente, per rispondere ai bisogni della persona a 360 gradi, dove non conta solo la conoscenza scientifica, ma soprattutto la relazione e l'attenzione nei confronti di chi soffre, sempre, anche quando la parola cura sembra quasi non avere più un senso. Dialogo o collaborazione necessaria tra sanità pubblica e sanità privata, entrambe al servizio delle persone, le quali, unite, possono rispondere alle esigenze dei pazienti, investendo sulla qualità di cura, sulla ricerca e sull'attenzione alla persona. E per vivere veramente il dialogo, un uomo o una donna, come sa bene Mariella, deve vivere nel dubbio, anzi direi meglio nella ricerca, una ricerca dove la fede non è insegnamento, ma una testimonianza di vita. Mi ha colpito una frase di questo libro, pronunciata da Papa Paolo VI, consentitemi di citarla. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni. Come si racconta bene nel libro, i valori e i principi di chi crede diventano il faro nei momenti in cui ciascuno di noi è chiamato a compiere delle scelte. I valori e i principi, appunto, sono ciò che hanno guidato Mariella Enoch nel ricercare sempre la verità e il bene comune, non accettando mai di abdicare alla cultura del più forte e del più potente, alla logica del profitto, al Dio denaro. Mi vengono in mente le parole di Papa Francesco, citate nel libro anche queste. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine c'è una profonda crisi antropologica, la negazione del primato dell'essere umano. Il valore della dignità dell'uomo deve occupare il primo posto. Questo è ciò che rende straordinariamente bella e intensa
la storia di Mariella Enoch, una storia che è una testimonianza di vita, una storia che vuole essere un monito per tutti noi affinché anche in politica, così come accade nel mondo dell'impresa, possa prevalere la cultura dell'etica e non quella del relativismo, la cultura della condivisione e della solidarietà e non quella dell'egoismo, facendo vincere quindi la cultura della dignità e della vita. Vi ringrazio e ringrazio per la vostra presentazione qui oggi.